Serie B, il campionato degli italiani. Pescara sbanca il Biondi di Lanciano e torna prepotentemente nella zona playoff. È una puntata un po' diversa perché domani si gioca un turno infrasettimanale in Serie B. Il Pescara all'Adriatico ospiterà la Pro Vercelli. Divideremo dunque la puntata odierna di replay in due fasi. Prima torneremo su Lanciano Pescara, code polemiche velenose al termine di questa partita e poi analizzeremo il turno di domani. Vado subito a presentare gli ospiti di questo numero dallo studio di TV6. Iniziamo con un ex dirigente sportivo, gran tifoso del Pescara, conosce la storia biancoazzurra a 360 gradi, parlo di Antonio Colatriano. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Al centro abbiamo un collega che segue giornalmente le vicende del Pescara, Luciano Rapa. Buonasera Luciano, buonasera, ben rivisto. Poi abbiamo un tifoso che, pensate, negli ultimi 6 anni ha seguito il Pescara sempre in trasferta, ha saltato soltanto 3 gare, soltanto per motivi di ordine pubblico. Leo Sfamurri, buonasera Leo, ben ritrovato e complimenti per questo record, perché saltare 3 partite in 6 anni in trasferta non è roba di tutti i giorni. Abbiamo detto per motivi di ordine pubblico. Ritroviamo l'agente FIFA, Angelo Arquilla. Buonasera Angelo, ben rivisto. Ritroviamo ancora una volta Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, galvanizzato ovviamente dal suo Teramo. Il pensiero è rivolto a Savona per questa Serie B sempre più vicina. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori che come sempre possono interagire con noi, possono farlo attraverso la prenotazione telefonica allo 085 93 0020, oppure attraverso il numero di sms 392 623 7060 per fare considerazioni o domande. E la Serie B è già in campo perché, come tu dicevi, domani ci sarà la 38esima giornata, c'è l'anticipo questa sera, anticipo di cartello al Dall'Ara 0-0 tra Bologna e Catania quando siamo intorno alla mezz'ora, quindi gara attesissima che può avere ripercussioni anche sulla zona playoff, sulla zona Serie A. A te. Grazie Andrea, andiamo dalla redazione di ForzaPescara.com con Valerio De Carolis. Ovviamente c'è entusiasmo tra i tifosi, Valerio. Assolutamente sì, buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6, agli utenti di ForzaPescara.com. E i 3 punti a Lanciano hanno riportato il buon umore, a dir la verità, anche già con la vittoria del Modena. Adesso testa alla Pro Vercelli. Come sempre tu nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori dei nostri utenti. A te Enrico. Allora, il Pescara ha sbancato Lanciano, una sfida che ha avuto anche un finale un po' rovente, con anche un'aggressione al presidente Sebastiani. Certo l'accoglienza non è stata delle migliori, conta soltanto il risultato. Il Pescara ha vinto, non ha convinto sul piano del gioco, ma in queste ultime giornate i punti sono sempre più pesanti. Iniziamo da chi era presente a Lanciano, come Luciano Rapa e Leo Sfamurri, gli altri hanno visto la partita in TV. Luciano, allora, sempre un clima un po' difficile qui al Biondi, tante polemiche anche sugli episodi. Apriamo subito una parentesi, l'arbitro Pairetto è stato contestato in casa rossonera. A nostro giudizio l'arbitro Pairetto non ha sbagliato nulla, ovviamente ognuno avrà le sue versioni, anzi un errore lo ha commesso, a dir la verità. C'era il rigore su Melchiorri. Quindi sappiamo che questa versione potrà lasciare anche dei pensieri diversi, è giusto che sia così, però l'arbitro Pairetto è un arbitro all'inglese, forse ha lasciato troppo correre sugli episodi che poi vedremo, analizzeremo, non ha commesso errori tranne su quello di Melchiorri. Luciano, intanto sei d'accordo o no? Sono parzialmente d'accordo, nel senso che sugli episodi clamorosi, almeno
così definiti da parte rossonera, non credo ci siano stati errori marchiani come sono stati fatti passare. Quella che non mi è piaciuta però è stata la direzione generale di gara da parte di un pessimo Pairetto, non altisonante ma a rendimento scadente a mio parere, proprio perché era una partita molto difficile, molto dura, molto caricata soprattutto dall'ambiente lancianese, doveva avere una gestione di gara e dei cartellini ben diversa. L'arbitraggio all'inglese, lasciare molto giocare, è stato però questo atteggiamento vale per tutte e due le squadre. Sì, sicuramente sì, però credo che la direzione di gara, così come l'ha impostata, ha poi determinato il crescendo, il negativo del clima in campo e anche sugli spalti. Diciamo subito anche che il clima era di tensione, è stato un po' creato dall'allenatore del Lanciano d'Aversa, che ha ritenuto opportuno caricare la squadra in quel modo. Per loro era una finale di Champions e questa pressione probabilmente è stato un po' un boomerang per l'ambiente e per la squadra, o no? Sicuramente sì, è stata un'arma a doppio taglio, tale si è rivelata, e credo che si siano così distrutte ogni possibilità di playoff per il Lanciano, perché il pareggio paradossalmente li avrebbe mantenuti in corsa, 3 punti al Pescara e il distacco tra Livorno appaiato al Pescara, Lanciano, Spezia e Company ha creato un solco che non credo sia concludo più colmabile. Concludo con te per ora chiedendoti invece questo clima che si è creato allo stadio Biondi con i facinorosi che anche in tribuna hanno inveito contro i giornalisti, contro i dirigenti. Ieri ci sono stati degli episodi gravissimi, però gli impianti, e qui torniamo al discorso del sistema calcio in Italia, devono essere sicuri un po' per tutti. Senza ombra di dubbio Lanciano, ma non solo Lanciano, tanti altri stadi non hanno le condizioni minime di sicurezza, penso Castellammare per fare discorso riportandolo anche agli anni scorsi, Carpi la stessa cosa, non credo che sia un impianto all'altezza, è un problema. Esatto, ma è un problema generale del sistema calcio. Loro vorrebbero giocare a Carpi. Sì, sì, ma non è un problema di categoria. Non è un problema di categoria, è un problema di sicurezza. Pescara l'ha incontrato in Serie B. Che me ne frega quando il Carpi andrà in Serie A? Noi ci vedremo un'altra partita. Stiamo parlando di stati, di inadeguatezza di stati. Allora a mio parere è inadeguato anche per la Serie B. Allora, Leo, che era presente a Lanciano, per fortuna non ci sono stati scontri tra le rispettive tifoserie. Voi ve le siete godute in curva? Beh, sì, soddisfazione grande, ma più che altro per la vittoria in sé per sé, non tanto per la rivalità con Lanciano, perché credo che sia più da parte loro nei confronti nostra che nostra nei confronti loro. Siamo andati lì, fortunatamente i chilometri hanno permesso a tante persone di venire e niente, abbiamo vinto una partita in più. Ecco, sulle decisioni arbitrali cosa ti senti di dire? Guarda, dalla curva dove stiamo noi è proprio difficile vedere la partita, perché tra ringhiere, inferriate, poi sei altissimo, quindi non riesci a vedere niente. E probabilmente poi rivedendo le immagini, forse su 10 arbitri, 7-8 daranno anche quel fallo di mano o eventualmente il fallo sugli a centrocampo, che non mi ricordo neanche chi era. Però io credo che dal punto di vista della partita, 90 minuti, il Lanciano abbia fatto buon gioco rispetto al Pescara, ma fondamentalmente ha fatto un tiro piccolo e basta. Insomma, voi tifosi in questo momento contava più vincere al Lanciano che non il solito bel giocare gioco. Bene a settembre, ottobre, novembre, a maggio ci vuole i punti. Con Adriano, voi avete visto la partita in TV, sì. E che impressione avete ricavato? Comunque, in cadetteria quest'anno gli arbitraggi non è che siano stati... Beh, poi Pescara ne sa qualcosa, perché noi e Francesco e Testimone passiamo sempre sopra i bisogni arbitrali. In debito sicuramente. Quindi la classe arbitrale della Serie B è molto scadente. Io sono d'accordo con te quando hai detto che è un arbitro che fa giocare un po' all'inglese. Infatti quel fallo lì su Conti pare che era del... Sì, quello c'è l'episodio del gol di Biarra. Lui ha lasciato correre e da lì è nato il gol che poi ci ha portato... Allora facciamo una cosa, andiamo subito a rivedere questi episodi che hanno un po' caratterizzato la partita. Non ci riferiamo alle ammonizioni ma al rigore
non dato su Melchiorri, al gol di Bjarnason e a quel presunto fallo di mano di Zampano. Partiamo dal contatto tra Treste e Melchiorri nell'area del Lanciano. Adesso Maurizio da qui in regia, eccola qui l'azione con Melchiorri che va in area di rigore e viene messo giù da Treste. Avremo anche un'altra inquadratura con Melchiorri che viene colpito sul piede sinistro. Angelo, c'era rigore o no? Netto, calcio di rigore netto. Francesco? Assolutamente sì, l'ha saltato il giocatore Solare. Quello che si vede Solare, Solare, dico Solare. Da dove stava l'arbitro? Se forse no, lui non ha dato se non l'ha visto, perché la palla la recupera questo tre che non mi non so lo chi. Blocca, lo blocca nel piede sinistro. Delle immagini, se non sono noi, a noi non è stato dato un rigore quasi simile su Melchiorri proprio sì. Contro il Bari. Esatto. Contro il Bari, esatto. Un rigore più o meno era quella posizione lì. Anzi, forse è proprio simile l'azione. Non si danno Luciano? Enrico, è rigore, però come ho scritto anche su Pescara Sport 24, Melchiorri paga quella che è l'etichetta che gli è stata affibbiata da qualche settimana a questa parte. Mi dovete scusare, come dimenticavo, c'è il nuovo regolamento, questi rigori non si danno più. Non si danno perché più. Perché è capitato pure nelle ultime settimane in Serie C, due episodi su la Padule, uno su Donnarumma, tra l'altro del Pescara, e non l'hanno data, anzi in uno dei due episodi Leo? La Padula ha beccato pure la munizione, yeah. Voglio fare l'ironico per non... Quindi rigore netto un po' per tutti. Per provare a sorridere. Possiamo andare avanti, Maurizio, Andrea, poi guidaci anche tu dalla regia, entriamo nel vivo dell'azione del gol del Pescara. Scusami velocemente, sì. Là prima di prendersela con l'arbitro, eventualmente uno se le deve prendere col guardalinea, perché l'arbitro dall'azione noi mi sembra... No, in generale... l'arbitro, intendiamo l'arbitro, ecco, arbitrare. Però lì deve, lì deve essere il guardalinea che... Cacia del Bologna. Gol del Bologna in vantaggio? Sì, gol di Cacia al 37esimo, il Bologna stava spingendo, vantaggio meritato per la squadra felsinea, a te. D'accordo Andrea, andiamo all'episodio del gol che nasce da un intervento di Memusha. Il Lanciano protesta per un presunto fallo di mano in questa circostanza, però dovremmo rivederlo un attimo con calma. È prima. In questa immagine, Enrico, vediamo tutto lo svolgimento dell'azione del gol con i due episodi di Memusciai, ecco, loro si riferiscono e poi a questo altro episodio, contatto tra Rossi e Conti, c'è il gol e poi vedremo il primo rallenti che abbiamo preparato, cioè il presunto fallo di mano di Memusciai che purtroppo però viene impallato dal suo stesso corpo, quindi queste sono le fermiamoci immagini. Qui, su questo intervento può esserci un presunto fallo di mani, Angelo Arquilla? A parte che è coperto, quindi... A parte che forse entra in gamba tesa il giocatore del Lanciano. Appunto. A parte questo. No. Però di contrasti del genere ce ne sono tanti. No, ma qui il Lanciano male. Protesta per un presunto fallo di mani. Da qui non si sulla coscia. Prima gli sbatte sulla coscia. Beh, se va prima su, no, se, mi viene da ridere perché non vediamo nemmeno il pallone sulla coscia. Se va prima sul corpo, no, non si vede bene. Però se va prima sul corpo, il regolamento parla chiaro. Se va la mano, se anche se questo la non l'hanno cambiato sì. Questa notte, sì. Allora qui non riusciamo a vedere. Appunto, sto dicendo, non si vede. Non si vede, io credo che abbia applicato il vantaggio sull'entrata di Thiam sì. E poi non se la sia sentita di fischiare. Quindi Andrea, continua a commentare tu. Allora possiamo andare avanti. Aspetta che Leo Sfamurci dice dalla curva sembrava fallo di mano. Questo è il contrasto tra Rossi sì, e abbiamo Conti. Abbiamo due inquadrature uguali sì. Del contatto tra Rossi e Conti, poi Rossi riesce a proseguire l'azione. Ma qui è Conti che fa fallo su Rossi. Sì, perché gli si mette... L'entrata in anticipo è di Conti su Rossi. E Rossi poi giustamente carambola su Conti. Qui tutto fallo, al massimo ci poteva stare la punizione per il Pescara. Angelo, dimmi. Il fallo è a favore del Pescara, lui poi aveva interpretato la cosa, dando, visto che la palla ritorna in possesso del Pescara, sì, ha dato sì. La regola. Lui ha arbitrato proprio, ha lasciato sicuramente proprio. Comunque questa è una questione di secondi, nel senso che un secondo prima sembra che Rossi dal no, la palla lui... va sul giocatore del Pescara e ha dato la regola del vantaggio. Torniamo un attimo indietro. Lo deve vedere a velocità Enrico, naturale. Torniamo un attimo indietro e rivediamo con Rossi di sì, Andrea. Calcio sì, giusto per intervenire, per stare sull'argomento, c'è da dire che la Virtus Lanciano sul suo profilo ufficiale Facebook scrive così proprio in relazione a questo contatto, dice a beneficio di moviolisti tra virgolette distratti, c'è proprio l'immagine, il fotogramma del contatto, evidentemente secondo la Virtus Lanciano questo è un contatto falloso di Rossi su Conti al contrario di quello che viene detto in studio. E poi c'è un altro però mi sembra esagerato definire moviolisti distratti, ognuno può dare una versione, ma qui distratti non siamo, non sono stati
e nemmeno quelli del Lanciano, ognuno vede questo episodio in maniera diversa, quindi stiamo cercando di capire cosa è successo, però questa è la versione del Lanciano, ne prendiamo atto. Poi Enrico, questo è l'antipasto, sì, di quello che stiamo per vedere, il fallo presunto di mano di Zampano. Concludiamo con questa azione di Rossi, che poi va a rimettere il pallone al centro dell'area. Vedi che prima Conti, sì, mette il piede, e è lui per prima che mette il piede lì. Sì. Quasi non gli tocca la palla. È interpretato come vantaggio. Il giocatore della Virtus poteva essere in vantaggio. Però, sul pallone. Facciamo una cosa, Francesco, tanto per provare a far capire a quelli che evidentemente sono distratti. Non dovrebbe nemmeno definire poi movilisti distratti. No, a quelli che sono distratti perché sono di un altro colore e di un'altra bandiera. Sono di parte. Allora, siccome gli altri sono convinti che quelli di parte stanno qua, noi siamo convinti, o quelli che stanno da sta parte, che quelli di parte sono quelli dell'altro, andiamo, sorvoliamo. Si annulla. Vorrei sottolineare, abbiamo detto che Leo Sfamori negli ultimi sei anni ha perso per motivi di ordine sulla fede biancazzurra di Leo Sfamurri non si discute. Leo Sfamurri, per chi non è distratto, per chi è distratto fa lo stesso, poco fa ha detto che ha ricordato che sul piano del gioco il Lanciano è fatto preferire al Pescara, è stato più bravo del Pescara, non creando però molte occasioni, e che l'episodio che ha portato al gol del Pescara, magari su 10 arbitri 7 lo fischiano, 5 lo fischiano e 5 no, se poi 9 lo fischiavano e il decimo che Pairetto non l'ha fischiato, tutta la giustezza nelle recriminazioni del Lanciano, perché se per un istante ci mettiamo nei panni degli altri, io ci provo perché tanto non ci entro, quindi è difficile. No, Francesco, il problema è che chi fa calcio dovrebbe non pensare a questi episodi, dovrebbe solo pensare agli errori commessi, non trovare come alibi. Proprio per provare a far capire che non c'è né malafede né polemica, che un tifosissimo come Leo Sfamurri poco fa, forse magari adesso non l'hanno sentito, quindi glielo ricordo io, glielo dico io a quelli che non sono distratti di un'altra parte. Se non si è capito, sto facendo polemica, perché poi a me io mi agito e i movilisti distratti si riferiscono sicuramente a quelli delle ultime 48 ore. Noi stiamo andando in onda da appena un quarto d'ora, che un super tifoso del Pescara è qui a dire che secondo lui il Pescara, ma anche il super tifoso poi si può sbagliare, sì, non è esatto, no, ma conferma della buona di... è ovvio, certo, che mica sto dicendo che andiamo al terzo episodio Vangelo, però fallo di mano in aria di una correttezza di Zampano, di un'obiettività che forse non sempre c'è dalle altre parti. Allora, che succede qui in aria, vediamo un po'. C'è questo spiovente, Zampano, come possiamo vedere, colpisce la palla di testa e poi la palla schizza sul braccio destro, che è largo nella dinamica dell'azione. Secondo il regolamento no, però può darsi che l'arbitro lo dà. Angelo? Però giustamente questo poteva dare rigore. No, no, poteva dare rigore. Secondo il regolamento non è rigore, perché lui va lì e poi va sul... va prima su una parte del corpo adesso, e poi va sul braccio. Adesso va di moda di dire no, si può dare e non si può dare. Rigore, no? Sì. Benitez fu benissimo, no? Però sì, il regolamento dice che quando la palla colpisce un'altra parte del corpo... Guardi, ce n'è stato uno clamoroso in un Genoa-Juventus, clamoroso in area, quello stava con la mano a larga proprio... Gli è battuto sulla coscia e poi sulla mano il rigore non la dà. Quelli che fanno il regolamento. Luciano, secondo te c'era? A termini strettamente di regolamento, no, no, però sono stati dati rigori del genere. Quando uno si alza, quando ti alzi devi stare con le mani. Come può fare? Cucina sta. Se sta così non va sulla mano. Il regolamento parla chiaro, però ovviamente lì l'arbitro al 90% ha sempre rigore. Vabbè, chiudiamo questa parentesi degli episodi, perché non l'abbiamo mai aperta quando erano a favore del Pescara. Adesso gli abbiamo dato anche fin troppo spazio. Allora, cosa rappresenta questa vittoria a Lanciano per il Pescara, Angelo? Io penso che rappresenta innanzitutto la convinzione di giocarsela con i playoff, sicuramente questo, addirittura magari agganciare anche il secondo posto, perché le partite sono ancora tante. Ecco, anche alla luce di questo risultato però, il Pescara ha gli uomini e ha la squadra per poter fare il risultato. Ma se Bologna vince stasera si porta a 63 vince, punti. D'accordo, però comunque la posizione è ottima e io credo che se la può giocare alla grande anche nei playoff. Sono convinto che faranno
gli ottimi playoff. Con l'Adrian, insomma, la squadra sta uscendo nel momento topico del campionato. Sì, 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 e penso che ci siano anche le energie. Ci sono, ci saranno sicuramente le energie, no, no, a parte l'autostima, sì, l'autostima, ma ci saranno le energie proprio per fare l'ultimo rush finale e quindi andare a questi playoff. Me li vorrei tanto giocare col Vicenza, perché proprio. Perché col Vicenza? Ma perché quella partita proprio non l'ho digerita, non l'ho digerita nel modo più assoluto. Prendere un gol che poi avevamo fatto una gran bella partita. Sì. Non è che il Pescara quest'anno abbia fatto delle belle partite, però quella lì mi è piaciuta tanto. Quindi ti è rimasta qui quella con il Vicenza? Sì. Infatti io dissi, appena finito fischiato l'arbitro, noi andremo a vincere a Carpi, e infatti vincemmo a Carpi. Luciano, il peso di questa vittoria va al di là dei tre punti, l'autostima che aumenta, la convinzione, l'entusiasmo che si ritrova a poche giornate dalla fine? Sicuramente sì, però sono cose che abbiamo detto e stradetto durante tutto l'arco della stagione. Il Pescara è stato sempre soggetto ad alti e bassi. Credo che però questa vittoria di Lanciano, proprio perché storicamente posizionata a 5 partite dalla fine, oramai possa dare il là all'accesso ai playoff. Leo, tu sai che sì. Una cosa, lo dico proprio visto che c'è un tifoso così importante, perché contestano sempre questa società? I tifosi contestano sempre questa società. Non ho capito perché. Qui il discorso è da differenziare, perché c'è chi contesta e chi non, quindi non so poi quale sia il pensiero di Leo, ma non vale per tutti. Però restiamo a questo argomento, dopo passiamo. Detto a lavori, volevo capire. Vabbè, rispondiamo perché, subito, Leo, perché rispondi subito a Arquilla. Ma partiamo dal presupposto che a me non piace proprio contestare una premessa che faccio. Il discorso di Sebastiani, credo che, beh, a parte che la curva abbia già preso la posizione spesso e volentieri a favore del presidente in parecchie circostanze, probabilmente il resto dello stadio, perché? Perché il modo probabilmente di fare del presidente a volte non è stato proprio in maniera distensiva, ecco, anche in alcune dichiarazioni, anche nelle fonti di atteggiamento, mentre il 40% della città è a favore dei colori, chiunque esso sia, che sia lui presidente, sia lui presidente. Questo 40% come indicato, è il termometro. Abbiamo fatto il sondaggio. 20.000 posti, siamo 4.000 persone allo stadio, ecco. Quindi vuol dire che gli altri 16.000 interessa se giocano. Qui siamo preparati su tutto con Adriano, mica diciamo i numeri. Mica diciamo i numeri così. E quindi che succede? Invece probabilmente la maggior parte di gente che va solo in determinate situazioni o in base a correnti che va bene va male, probabilmente criticano il presidente perché in alcuni atteggiamenti non è stato proprio molto la squadra secondo me deve essere sempre applaudita, poi alla fine si possono tirare le somme, cioè durante la partita bisogna sempre incoraggiarla. È inutile sotto questo aspetto la curva durante la partita non ha mai contestato. In tribuna un po' di meno, la tribuna come stiamo parlando della curva, beh, la curva mi sembra che quando ha dovuto contestare lo ha fatto a fine della partita. Diciamo che fino a 4-5 mesi fa Biarra sono potete nessuno, tutti quanti vattene, sparisce, e mo è l'idolo di tutta la città. Se Rossi all'ultimo respiro la partita con un Modena non sta lì e finiva 1-1, però i sette sono tanti, ma ne sono tanti, alla fine la classifica è quella che rispecchia dalla tribuna finita la partita di abbiamo preso finalmente 3 punti la partita di Modena. Un tifoso, meno male ci siamo salvati. Vabbè, ognuno la vede in maniera diversa. Però Baroni, dopo Zeman, è l'allenatore che ha fatto più punti a Pescara negli ultimi 20 anni. Allora questa critica continua dall'inizio della stagione, era giusta, non era giusta, Leo, secondo il tuo punto di vista? Sai cos'è, Enrico, che io sono uno dei primi che agosto non ha fatto salti di gioia con l'acquisto di Baroni. È normale che Pescara ha vissuto 5-6 annate stellari con un grande calcio, Galeone, Rosati, Zeman, Deglio Rossi e De Cagno, penso che gli unici campionati dove il Pescara ha fatto del calcio, e non riusciamo probabilmente a scrollarci dosso questa cosa. Però dopo Zeman e Baroni che sta portando a termine un lavoro di punti, ma lasciamo perdere lo spettacolo. Le aspettative erano per una, ossia che il Pescara potesse stare dove è adesso,
dall'inizio del campionato. Lo ricordava Baroni in conferenza stampa dopo Lanciano. Il Pescara è stato ultimo, penultimo, terzultimo in classifica. È vero che erano i primi mesi di campionato, però è pur vero che questa squadra, e mi rilascio e non interrompo più quello che diceva Luciano, non è la prima volta che un risultato, due risultati, allora forse adesso ritorno un po' di entusiasmo, perché se via boom, ma perché probabilmente di Francesco Baroni speriamo paga, che non succeda domani. Baroni paga il fatto, se chi guardiamo, vuole toccare si può pure sì, toccare, se guardiamo la classifica probabilmente Baroni paga il fatto che tra le prime 6, 7, 8 il Pescara, a parte il Bologna, probabilmente non è inferiore a nessuno, no. E anche quello, appunto, sai, tutti le aspettative erano diverse, però Baroni dice io vi sto portando in zona playoff, il mio compito, ma speriamo che in Serie A. No, sono d'accordo assolutamente, anche se Baroni, devo dire, ha perso delle partite, ha pareggiato delle partite, secondo me sì, ha fatto qualche errore, l'ha fatto. Brescia. Analizziamo la partita col Brescia. Brescia sembrava una squadra di Coppa, ma che colpa ne ha Baroni della partita? Hanno corso il doppio, dire, io l'ho vista quella partita. Ne ha Baroni. Io l'ho vista quella. C'è un giocatore che è la metà campo libera quando ha sbagliato. C'era un buco a centrocampo. Madonna mia. C'era un buco enorme a centrocampo. Cioè, quarto minuto segniamo il gol, sesto minuto prendiamo il pareggio. Di gioco, scusa, cambi il sistema di gioco, stai in panchina, fai il tecnico, fai 4-2-3-1. A volte dei cambi non è stato. Devi mettere i due mediani davanti alla difesa. Ma guarda che i principali attori sono sempre i giocatori. Ma se tu non li metti, non li sposti, guarda il Milan con Inzaghi. Guarda il Milan con Inzaghi. Non ci dimentichiamo che gioca ognuno per conto suo. Ci ha messo anche 5 mesi, nel senso. No, ma con tutto quello che è successo, il problema è che non abbiamo quel famoso centrocampista, tutte le ombre, che alla ne diciamo fine, la da mo che lo diciamo, sta no? Premiando, c'è un interditore. No, questo assolutamente no. Poteva stare ancora meglio. Allora, la mia correttezza è che sono d'accordo con te, sta premiando Baroni e Pescara. Se volessi essere critico fino in fondo, dopo aver detto tante volte da questi microfoni Baroni va esonerato, e se volessi essere scorretto, direi che la classifica sta premiando la squadra, sta premiando i giocatori, sta premiando il lavoro della società, e per ultimo anche Baroni. Siccome non sono né scorretto né tantomeno stronzo, ti dico che sta premiando il lavoro di tutti e quindi anche di Baroni. Luciano, invece il tuo pensiero? Sperando che non commettano qualche altra sciocchezza nelle ultime 5 giornate, cominciamo già domani, andiamo su. Il mio pensiero è che non è la prima volta. Il mio pensiero è che la squadra sta rispecchiando quelli che erano i programmi della società, che non ha mai detto puntiamo per andare in Serie A diretti. No. Detto questo, il presidente disse che questa era una rosa, forse la migliore rosa competitiva del campione Serie B per vincere, per tornare in Serie A. No. Non l'ha mai detto. Ha detto competitivo, competitivo può essere interpretato in tanti modi, competitivo. Per andare in Serie A all'inizio della stagione. Però è anche vero che, a dispetto di questa cosa, la piazza. Ma io la ritengo una rosa competitiva, come ha detto, io sono d'accordo col presidente. Lei oggettivamente non è che sono contro il presidente. È una rosa oggettivamente competitiva. Sono giocatori importanti. Probabilmente la piazza biancazzurra, la tifoseria, pensava, vista i nomi che compongono la rosa, che questa squadra dovesse, non dico ammazzare il campionato, ma essere nelle prime tre posizioni. Ecco, prima Leo diceva Bjarnason fino a qualche mese fa non era ben visto dalla piazza, ora è uscito fuori, forse sarà più tranquillo, però è un'arma in più attualmente. Stiamo parlando di un giocatore che è nazionale islandese, è inamovibile, quindi come si fa a discutere una persona che gioca a dei palcoscenici superiori alla Serie B? È normale che adesso ha una condizione fisica devastante, quindi quando gli parte la gamba sta bene, è l'uomo in più, sia in fase sia in centrocampo che in fase offensiva. Enrico, alla tua domanda, sì, velocemente rispondo con una domanda. La settimana scorsa di cosa stavamo parlando? Che il Pescara non era in zona playoff per la classifica avulsa? Ha vinto a Lanciano, bene così, ed è in zona playoff. Deve essere capace di restarci nelle prossime 5 giornate. Ah, certo. È talmente semplice. Assolutamente. Non è la prima volta, non è la prima volta che si passa da una partita, sì, eccetto il periodo buio nel quale si risaliva la classifica, no, con tanta fatica, basti pensare che siamo arrivati alla fine del mese di aprile. Se adesso questa squadra e l'allenatore sono capaci di confermarsi. Cioè, le tue preoccupazioni sono legate a cosa? Non so, alla condizione atletica. Sono legate all'imponderabile del calcio e della vita, all'imponderabile di questa squadra che dall'inizio dell'anno sono gli episodi delle volte, no?
perché l'episodio... lui ricordava l'episodio però a favore. Se sei più forte ricordo... passi sopra anche agli episodi, esatto, no? Bravo, ma io volevo concludere dicendo lui giustamente ricordava alcuni episodi a sfavore, stai sì, dando sempre ragione all'amico con la Aspetta, Trianza, ma non ci dimentichiamo che è successo al 93esimo di Pescara Catania. O no? Ce lo ricordiamo, sì, il grande gol di Sansovini in una partita che era finita 0-0. E anche lì, se non si fosse vinto quella partita, ricordiamoci che periodo era. Ma infatti è stato un campionato con alti e bassi. Oh, allora, siccome è stato tra alti e bassi, ecco perché la gente non si è innamorata di Baroni. A me se non congesta al popolo. A parte il Carpi, tutte le altre squadre hanno fatto alti e bassi. Dimmi, Luciano. Proprio su Carpi. Baroni, e mi ricollego anche a Bjarnason. Un merito che va scritto, secondo me, al mister è proprio quello di aver ritagliato finalmente un ruolo all'islandese che nei primi tre anni, qualunque sia stata la gestione, Pescarese o Doriana, non era stato inquadrato tatticamente da nessuno. Quindi Franceschi, il titolo è giusto, titolo è perfetto. L'hai capito, sì. Sì, sì, ho capito perché me l'ha spiegato lei, se no appena sono arrivato. No, Baroni, il Corone, perché, no, anche perché tu tante volte fai il titolo anche in funzione dell'avversario. Lo so, ma non era allora, facile. Allora, detto in Corone, poi lo fa Maurizio da qui, King, il King va faccio, bene, il re, e il vichingo l'ho capito. Il Barone che incorona il re. Adesso, me l'ha spiegato Leo, e sta proprio. Andiamo a sentire Bjarnason, che a fine partita c'è stato anche quell'episodio, non so se ce lo fa vedere Andrea Costantini. Non ha nemmeno esultato sotto la curva dei tifosi lancianesi, poi a fine partita, non so se è seguito dalla curva Leo, c'è stata la rissa in campo perché Bjarnason si voleva scusare con i tifosi del Lanciano, non ce n'era motivo. Bjarnason si è ritrovato, lo vedete come si è ritrovato, sì, si è accorto che stava sotto la curva del Lanciano, ha allargato solo le braccia, un altro po' chiedeva scusa, ecco. Infatti ha allargato solo le braccia, guardatelo, si è fermato, gli altri si levano le mani, però ha voluto si chiedere scusa, i capelli, si... ha sbagliato a chiedere scusa con Adriano. No, 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 lui è stato, vabbè, è il famoso... Ah, perché doveva chiedere scusa? Anglosassone, no? Quindi... è una cultura calcistica, cioè, che non ci appartiene, io che... plaudo a Bjarnason. Cioè, tu Leo ha fatto soltanto così lui, ragazzi, forse è l'unico giocatore che non è però da lì poi è scattata la rissa in campo. Sì, vabbè, perché poi Bjarnason a fine partita è andato a chiedere scusa ai tifosi. Traversa ha pensato che stesse dicendo qualcosa ai tifosi, poi ha capito. Traversa parla proprio lui, Traversa. No, no, Traversa poi ha capito subito che c'era stato un malintesto. È stato ma ce le ricordiamo quello che ha detto Traversa. Dalle immagini cosa ha detto, chiaramente Traversa? Che cerca di Traversa ha detto che il pareggio gli stava molto stretto, sì. La vittoria. Beh, sai, però a fine partita molti allenatori. Ma ce la ricordiamo la partita a Pescara, appena segnato il gol il Lanciano. Ogni 5 minuti, 10 minuti i crampi si buttavano per terra. Il Lanciano, sì, noi diciamo che è un gioco, è utilitaristico al massimo. Sperano sempre con quelle punizioni di Mammarella, no? Sì. Anche quei cross di Mammarella. Ma il Lanciano col Pescara, Beh, io ho gioito con noi perché anche l'anno scorso ho fatto il record di Ragusa, e quindi sai, sembra sempre che però, c'è una cospirazione contro di loro, ma non è colpa nostra. Però detto questo, oggettivamente un punto in due partite per il Lanciano contro il Pescara che un po' poi stretto segnò, per quello che si è visto in campo pure all'ultimo Melchiorri segnò pure all'ultimo minuto. Andiamo ad analizzare e parliamo di due rose completamente diverse. No, infatti il Lanciano sta facendo il suo campionato, il suo, poi chiudendo questa parentesi direi anche di della più. Tensione che c'è stata, sicuramente non si è rovinato il rapporto tra le due società perché i Maio sono sempre amici di Sebastiani, di Annascoli, è però si è creata quella pressione in settimana da parte del tecnico per la sua squadra, sì, l'ha fatta involontariamente. Ha ritenuto che forse era un'arma da dover sì, usare, sì, ma non sì, ci dimentichiamo che per il Lanciano non è una bestemmia, nessuno secondo me si è meravigliare se D'Averso qualche altro dichiara come una finale di Champions. Immaginate se il Lanciano avesse vinto quella partita, l'importanza dei tre punti, il piacere giustamente, ossia, il Lanciano, il Pescara sono 20 anni, 30 anni, quanti anni è che milita, eccetto un paio di apparizioni in Serie C e 3-4 in Serie A, il resto il suo palcoscenico è questo, quindi è una squadra consolidata in questa categoria. Il Lanciano arriva dalla sua storia rispettabilissima, ma sono tre anni che in Serie B è normale che la rivalità diceva, è maggiore arriva, da parte di chi arriva non si può in un palcoscenico
di categoria superiore, mi sembra una cosa logica che Pescara, il Lanciano, se avesse vinto avrebbe e ci sono state conseguenze disciplinari, perché due giornate a Cerri, una giocata a Guidanti, Conti e Mattarella, il 10 maggio squalificato Guglielmo Maio. Ricordiamo anche che per Pescara Provercelli sono stati squalificati Selasi nel Pescara e Colì e Scaglia nella Provercelli. Andrea, vediamo che si è assentato un attimo dalla regia. Non no, so, Enrico, volevo recuperare se possibile proprio l'episodio di Bjarnason alla fine, però. Se volevo leggere i primi messaggi? Sì, certo, abbiamo dei messaggi chiaramente da leggere. Allora, che vittoria bella di Francesco, bella festa con la sciarpa del Teramo quando era passato in vantaggio, ma Melchiori se ne va da Pescara, ciao Checco da Pescara. Ah, ti hanno visto pure con la sciarpa del Teramo ieri. Beh, direi, non porto la sciarpa del Teramo, capito. Se vuoi la portare, io la porto, che sono prima teramano. Ma Melchiori se ne va da Pescara, ti chiede? Melchiori, e che ne so io se si andava da Pescara, secondo me sì, anche se forse il Pescara... Angelo, dove fai fare mercato? Uno sforzo a tenerlo, però bisogna... Se lo pagano se ne va, no? Se lo pagano, ma molto bene. Luciano, tu che settore hai? Che possa andare via, soprattutto se il Pescara non dovesse andare in Serie A, credo che sia ci sono un paio di squadre, ci sono un paio di squadre di Serie A che lo stanno seguendo. Un paio di squadre, quali sono? Lo voleva non il Palermo. Si può dire. Lo voleva il Palermo. Te ne dico io, Luciano, dimmi. Abbiamo anche scritto sul sito. Dimmi. Cagliari, Atalanta e c'è anche il Carpi. Questo so io. Manca un'altra, quella più interessante. No, sono quattro, non due. Altri messaggi? Però il Carpi è vero, hai ragione. Ok, vediamo il prossimo. Vincere senza meritare raddoppio il godimento. Domani però niente scherzi, forza Pescara. È così, Leo? Se vinci quando giochi male, ha ragione. Zampano, scalando. Cerchiamo di accelerare con i messaggi. Ok, allora, forza Pescara, andiamo in A. Avanti. Così in gelo. Per il Lanciano tante ammonizioni, ma quasi tutte per proteste, compresa l'espulsione di Cerri. L'hanno caricata troppo. Avanti. Qui torniamo al discorso della pressione settimanale. Buonasera Andrea, una nota polemica doverosa da Versa che parla di malafede e o lealtà sportiva. Gli ricordo che proprio lui venne squalificato nel 2004 per calcio scommesse, che parlasse meno, che al primo anno di allenatore già si atteggia da Mourinho, poi essendo pure pescarese, noi lo ricordiamo bene quell'anno che venne a svernare a Pescara nel 2000 contribuendo a farci retrocedere in C1 con il suo non attaccamento alla maglia. I tifosi non dimenticano, scrive Mirko. Allora Mirko, restiamo però all'aspetto calcistico. Sì, da Versa quell'anno giocò in una squadra, certo le colpe furono solo sue della retrocessione, poi c'è l'episodio, quello del calcio scommesse, però non si può sempre guardare indietro. Noi abbiamo detto che D'Aversa forse ha sbagliato a caricare in quel modo la partita, poi le altre storie sono sempre antipatiche da ricordare, non so se siete d'accordo con Adriano. Uno andato per un solo andato lo può dire di ovunque. Non so se Leo vuole aggiungere qualcosa, perché poi oggi è l'allenatore del Lanciano. Esatto. Lui lo dobbiamo vedere come allenatore del Lanciano. L'alta sportiva non è che, ripeto, è colpa nostra, oppure non abbiamo creato, diciamo, un clima ostile nei confronti dell'arbitro. Quindi per il resto... Solo che lui vive a Pescara, vede, quindi ci tiene un po' anche, no? È anche da capire, no? Beh, se vogliamo, Luca Leone, che è anche pescarese, si è comportato in maniera molto tranquilla in campo. Vabbè, ma l'allenatore la vive in un modo diverso, Enrico. Certo, anche questo è vero. Allora, andiamo avanti, altri 3-4, Andrea. Prossimo messaggio. Allora, il Teramo in B con il Pescara in A. Forza Pescara. L'abbiamo già detto questo. Sembra l'insegna di Francesco. Passo ok, avanti. Conti fa fallo su Rossi, fallo di mano involontario, rigore per il Pescara. Ma di che vogliamo parlare? Che anche i giornalisti aprissero gli occhi, se no noi pescaresi cambiamo canale per sempre. Beh, a chi è riferito questo? Da chi è firmato? Non si sa. Non è che abbiamo detto che... Conti fa fallo su Rossi. Pescaresi. Da quelli che ci hanno detto che non stiamo attenti. Credo che sia dalla parte di Pescaresi. È un pescarese sicuramente. Sì, vabbè, però tutti possono dare le proprie versioni, meno male, no? È stato detto in linea di massimo quello che dice cambiare canale, il telespettatore, se cambia canale, buon divertimento. Andiamo avanti. Andiamo il prossimo. Buonasera, sono Antonio da Ortona. Volevo dirvi che l'arbitro non ci ha capito nulla della partita, sia da una parte che dall'altra. Sono un tifoso del Pescara, vi ricordate ad esempio il rigore con il Bari non dato? Lo dicevo prima con Adriano. Anche se non ci sia un calcio spettacolare, io credo nei playoff e della nostra piazza tutti hanno paura. L'ultimo. L'ultimo.
domani la Provercelli avrà tantissime assenze, vediamo che dobbiamo fare, non possiamo più buttare al mare dei punti, dobbiamo dare forza alla vittoria di Lanciano. Bene, allora, chiudiamo il discorso su Lanciano Pescara, perché ci proiettiamo nel discorso playoff, nel discorso della partita di domani, anche perché il Lanciano paga in maniera pesante quanto è accaduto, e ci sono state le squalifiche, abbiamo detto poc'anzi, la squalifica al dirigente Guglielmo Maio. Diamo uno sguardo alla classifica, mancano 5 giornate, il Bologna con la vittoria, con l'eventuale vittoria di stasera salirebbe a quota 63, poi c'è il Vicenza 62 che domani però non credo che abbia una partita difficilissima, gioca a Brescia, invece un turno molto difficile per Frosinone, Perugia, Spezia ed Avellino, anzi no, gioca in casa lo Spezia, il Livorno con il Modena, soltanto il Livorno ha un turno facile. È vero che in B nessuna partita è facile, bravo Maurizio, dicevamo solo il Livorno tra le squadre nei playoff insieme al Pescara gioca in casa con il Modena, mentre Avellino, Perugia e Frosinone giocheranno a Crotone, a Latina e a Terni. Può essere domani un turno che lancia il Pescara tra il quarto e il quinto posto, che cambia molto come griglia dei playoff? Assolutamente sì. Cioè Pescara ha 3 partite in casa e 2 fuori. Domani non devono sbagliare, la devono vincere questa partita assolutamente, anche in vista delle assenze della Provercelli, anche se la Provercelli comunque Sta lottando. Manca l'attaccante Marchi che è il goleador, 15 reti. Ecco, quindi quello è determinante. Comunque la partita alla volta, secondo me bisogna... Scaglia, Colì. Di Roberto. Mancano tutti. Una partita alla volta. Anche Fabiano, Enrico, anche Fabiano manca. Anche Fabiano, sì. Fabiano, il Livorno è l'unica che ha il turno favorevole perché gioca in casa, lo rivediamo ancora, con il Modena, credo. Livorno però è fuori dai playoff, il Livorno. Domani festeggeremo la Livorno è una squadra fuori dai playoff. Un punto. Sì, poi io il Livorno, mentre mi tirerei proprio il Livorno, considerate che l'ultima giornata, le ultime due, se ricordo bene, il Pescara gioca in casa col Varese. No, fuori. Va a Varese e l'ultima con il Livorno. Discorso, perché molti non sono a conoscenza, fare settimi o ottavi nella griglia dei playoff è completamente diverso che se fai quinto o sesto. Significa fare solo un turno, cioè una partita in trasferta, sì, punto. Dove devi vincere. Un conto è se fai ottavo, un conto è se fai quinto. Quindi, esatto. Sì, si chiamano playoff, però Luciano. Il miglior piazzamento è quello. È fondamentale il posizionamento nella griglia. Andiamo in pubblicità, Andrea, poi ripartiremo anche da Valerio De Carlo e dalla redazione di Forza Pescara. Tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore, con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21:48 minuti, rientriamo in diretta. Allora andiamo da Valerio De Carolis, dalla redazione di ForzaPescara.com. Cosa dicono i tifosi, Valerio? Enrico, lo dicevamo anche in apertura, c'è tanto entusiasmo, infatti ti vado a leggere magari questi due o tre messaggi. Cuore Vero dice: dai dai Pescara mio, mancano pochi passi per i playoff, è un peccato non provarci, siamo il migliore attacco della B. Poi ti leggo, con l'accento e il nome del nostro utente, dice: il mio motivetto di questo 2014-2015 da inizio anno è io ci credo, manca solo la componente tifoseria devastante e trascinante e andiamo in Serie A. Giulio 008 dice: a questo punto ci vogliamo pure preoccupare se ci saremo ai playoff, io spero che il Catania stasera farà scherzo al Bologna e poi noi corriamo per il quarto posto, se non meglio. Allora, sul fatto che manca un po' l'apporto del pubblico, Leo, la differenza può fare questa tifoseria devastante un tempo, oggi non più? Sono cambiate tante cose. Le generazioni sono cambiate. Le generazioni, ma è cambiato proprio l'amore, è cambiato tutto, nel senso non siamo più passionali come eravamo prima, siamo un pochettino imborghesiti tutti quanti e siamo rimasti pochi quelli che... Però sai, mentre prima dalla quarta giornata si vinceva, si partiva, adesso si arriva sempre più è sempre la squadra che deve riconquistare il pubblico comunque. Sì, ma a volte non basta neanche, nel senso, perché a volte, ecco, mentre prima bastava la squadra, due vittorie, parte, si accende la miccia e parte tutto, adesso purtroppo è l'allenatore ma, è il presidente ma, è il direttore ma, e oggi è brutto tempo ma, la crisi è sempre la crisi, tutte queste cose messe insieme, sicuramente una cosa è certa. Non succede, ma se il Pescara domani vince con l'Avellino, con la Provercelli, domenica Avellino, un bel po' di pullman saranno in partenza. Ad Avellino. Tu dici che ad Avellino ci sarà... Perché Avellino è una di quelle partite in cui, ecco, noi ci teniamo in maniera particolare perché la rivalità contro la tifoseria avellinese, eccetera, eccetera, quindi è un appeal diverso, quindi torneranno anche i vecchi. Con la Treno che conosce... È stato un lapsus freudiano, ad Avellino si vince. No, dicevo, tu che conosci bene Pescara, cioè la differenza il pubblico può farla ora o soltanto nei playoff?
No, no, la farà sicuramente in questo finale di campionato, l'afflusso, e poi per i play-off è chiaro, poi il play-off è scontato. Che Leo vorrebbe andare a Bologna nuovamente, però Bologna la finale Bologna-Pescara solo perché porta fortuna Bologna, solo perché porta fortuna, dai Vicenza in Serie A, dai Vicenza diretto. Partiamo dal presupposto, spero che vada il Bologna, perché Bologna e play-off è sicuramente molto più difficile rispetto a Vicenza. Non mi piacerebbe pescare Vicenza in finale, perché è una partita tra amici, e quindi sai, poi uno dei due devi scegliere chi va in Serie A. A me piace andare a Bellino, mi piace andare a Bologna, in 5.000, 6.000, caldo, clima ostile, la gente sputarsi per strada. A me piace la cosa da vera, cosa carica. Col Bologna ci potrebbe essere una sudditanza psicologica. Tipo Catania, ce la ricordiamo Catania? Come no, come Catania, ce lo ricordiamo, no? Quindi anche queste cose, di queste cose bisogna tener conto. Sì, sì, bisogna tener conto, sì. L'avversario da evitare, però questi discorsi li faremo più avanti. Bravo, che vi dimenticate che tra le squadre che state menzionando non avete nominato il Frosinone. Il Frosinone. Ma non avete nominato lo Spezia, ma soprattutto il Frosinone. C'è anche il Perugia, cioè, allora. Stavo arrivando, e anche il Perugia. Sia forse squadre, è meglio farli squadre, tra qualche settimana squadre, questo tipo di discorsi. Squadre che sono forse attrezzate, anzi senza il forse, meno del Bologna, non voglio essere di parte e dire meno del Pescara, diciamo meno per esempio del Bologna, sono lì e tutti quanti dicono, chi segue questo campionato però più da vicino e più dentro, giocano meglio dello stesso Bologna, giocano meglio è d'accordo, di altre squadre, insomma. Sì, sì, abbastanza, dai, abbastanza. Però col Bologna direttamente in Serie A ce la giochiamo alla pari con tutte, ce la giochiamo alla pari col Bologna in Serie A. Ce la giochiamo, cioè, Bologna Vicenza, non nei playoff, no, ce la possiamo giocare con la giochiamo. Io intanto vorrei vincere con la Provercelli. Il Vicenza delle partite. Allora, a proposito della Provercelli, oggi c'è stata la conferenza stampa di Baroni, la sentiamo di piccoli brani, e poi Luciano ci dà le ultime sulla formazione, perché ci sarà forse il turnover, quindi cambia qualcosa. Baroni. Eccolo là, buona crescita. Vabbè, però. Vabbè, giusto, quello ci manca. No, ma un po' è forzato, anche un 48 ore. Se no, ogni cosa che fa Baroni non va bene. No, non perché non va bene. Andiamo a sentire. Ah, perché mancano alcuni squalificati. Andiamo a sentire Baroni. Ma lui l'ha puntato dall'inizio. Ma bisogna fare tanto, rimangono meno partite, sono tutti scontri diretti, perché non è che noi domani incontriamo una squadra pericolosa, una squadra difficile, è una partita che ci vuole attenzione, nervi saldi, determinazione, ci vogliono tutte quelle componenti che occorrano nel fine campionato, dove devi avere un atteggiamento lucido, sia equilibrato, è una convinzione e condizione psicofisica importante, però questa noi ce l'abbiamo. Sì, rientra Cosenza, ma io al di là di chi manca devo dire che è una squadra che bisogna stare molto attenti sulle palle native, e hanno qualche giocatore che è molto bravo, Rolando che calcia benissimo le punizioni, e comunque è una squadra che sta bene, sta in salute. Io ho visto la partita con Latina, però giusta attenzione, giusto rispetto. Senza esagerare. No, ritorniamo in casa nostra. Io dico questo perché noi qualche testata l'abbiamo già battuta e ci ha fatto anche molto male. Adesso dobbiamo interpretare bene la partita. E ci sono pochi giorni, veramente pochi giorni, anche perché un derby comunque, anche se io ho tentato di stemperare per quanto riguardava la mia squadra, però carica di tensione, no? E quindi è comunque una spesa già nella settimana, no? Che precede, più la partita, e dopo pochi giorni giocare una partita così importante, c'è da recuperare velocemente le energie mentali, nervose, e sicuramente ci sarà del turnover. Brugman sta bene, sicuramente è con noi, vediamo, potrebbe partire da subito anche a gara in corso, devo valutare un attimo, perché ieri si è allenato, ha fatto un 20 minuti fatti bene, quindi ora valuterò tra oggi e domani. Allora,
Allora, due precisazioni, perché ci hanno telefonato prima da Lanciano e rispondiamo subito per chiudere definitivamente però questa parentesi. Dicono che non c'è stata nessuna aggressione ai dirigenti del Pescara. Dobbiamo precisare che non c'è stato il contatto fisico proprio con il presidente, che è stato evitato soltanto dalla presenza di un amico, questo al termine della partita, mentre il presidente scendeva negli spogliatoi e dopo essere stato per 90 minuti ingiuriato in tribuna si stava creando tensione. Il contatto fisico, ripetiamo, evitato soltanto da un'amica. Quel caro amico. Esatto. Poi su Baroni c'è da dire che ha attraversato dei giorni difficili, non calcisticamente parlando, ma perché ha avuto un problema in famiglia, lo ha superato grazie ad alcuni amici di Pescara, li ha citati e ringraziati anche a fine partita, come Massimiliano, Pari d'Albanese e Sonia Albanese, quindi è più sereno ora, era un problema serio e quindi facciamo gli auguri al tecnico per aver superato questo problema. Poi ha detto basta a ricevere testate in casa, cioè perché più volte con la Triano il Pescara in casa ci ha fatto sbattere la testa. Mamma mia, una cosa incredibile. Fuori casa non so, 8 vittorie, una cosa incredibile. Di solito una squadra che vince 8 volte fuori casa vince il campionato, però c'è questo rendimento casalingo. Però a proposito del turnover, Luciano, qui si cambierà molto domani? Beh, molto forse no, abbastanza sì, lo ha lasciato. Secondo te chi resterà fuori? La difesa rimarrà. Intanto rientrerà sicuramente Fornea Ser in difesa, con Zuparic spostato a centrocampo per l'assenza di Selasi. Quindi Memuscià e Zuparic saranno i due di, sì, davanti alla difesa. Mediano. Nel 4-2-3-1, perché riproporrà il modulo visto contro il Modena, sì. Potrebbe rifiatare la catena di destra, Zampano, Politano, con Pucino terzino e probabilmente Caprari esterno. Anche perché bisogna ragionare nell'ottica delle tre partite in 8 giorni, e domenica c'è Avellino. Caprari deve tirar fuori gli attributi. Per quello ho detto, mi auguro che Caprari finalmente giochi, così come facciamo completare e poi commentiamo eventualmente le scelte. Se gioca, Melchiorri potrebbe partire dalla panchina, non sta benissimo, non è stato benissimo nemmeno la settimana scorsa. Pettinari centravanti, occhio però a Pasquato, perché parlavo prima di Caprari, non è detto che possa partire sì, certamente lui. Ti fanno paura, Angelo, tutti questi cambiamenti, anche se dovuti, anche se giustificati, no, o no? È una cosa importante, sono giocatori importanti, è giusto che hanno le loro chance. Politano conosco benissimo, Caprari, sono giocatori che sono cresciuti nella Roma, giocatori importanti, giocatori. Come mai non è esploso ancora Caprari qui da altri anni? Non ha carattere. Un carattere particolare, Gianluca ha un carattere particolare, Politano lo vedo più determinato, più convinto, e credo che Politano meriti di giocare sempre, no? Assolutamente. Anche Pettinari si è meritato la Serie A, anche se ho sentito qualche critica dai tifosi del Pescara su Pettinari, invece Pettinari per me è un giocatore. Quindi stando a quanto ci ha detto Luciano Rapa, dovrebbero restare fuori Zampano, Politano, Melchiorri e basta. Che fuori Politano gioca a Selasi, squalificato. E Bjarnason gioca a sinistra. Ce lo metti? Gioca. Come la vedi, Leo? Guarda, al di là degli uomini, ma credo che la rosa del Pescara sia abbondante per poter fare bene sia se giochi Pasquato, Caprari o Politano. A me interessa molto l'atteggiamento più che altro degli uomini, perché dalle parole del mister sicuramente la sconfitta col Brescia ti pesa e tante altre partite in casa pesano, però io non voglio avere paura della propria Vercelli. Cioè, ci sta il giusto rispetto, giusta attenzione, grande rispetto, ma io domani me ne ingarrotà, gioco che Caprara, gioco a Pasquale, anche se piove, no, fa la neve, un metro e mezzo, cioè ci sta tutto, l'equilibrio. Una cosa interessante oggi mister, scusa se ti interrompo, sì. Leo, perché come dici tu, a ruotare l'avversario, oggi ha detto dovremmo avere molta pazienza, ecco. Non dovremmo essere frettolosi, l'unica cosa che diciamo dal punto di vista tecnico specifico, che tu giocando con Politano, e quindi una persona che prende la palla sul piede e tende sempre a rientrare, quindi a girare a giro, se fai giocare Pasquato o Caprari, come giochi? Nel senso, con la Triano, ecco, dall'alto della tua esperienza, cosa ti senti di dire a Marco Baroni? Più che opportuno. Marco Baroni, guardi, a me è una persona che piace tanto, molto pacato, anzi direi troppo pacato, no? Infatti ho notato a Lanciano, è rimasto al fischio dell'arbitro, è rimasto fermo proprio, non è che ha fatto
ha gioito più contro il Modena, ho visto che ha gioito molto più contro il Modena, non contro il Lanciano. Baroni è... Beh, sotto l'aspetto professionale non si può dire nulla. Viene accusato anche che non ride mai, non... cioè lo vediamo così troppo serio, troppo serioso, non so se siete d'accordo. Non ride mai, non è vero, perché l'ho incontrato io all'aeroporto di Pescara, che c'è nella vita, stava al telefono, certo. E lui sorrideva, e sono felice per lui. No, ma durante la conferenza stampa, durante la conferenza stampa non soffriva le telecamere, può darsi. No, cioè, non lo so, cioè, però, lo vorrei un po' più. Però c'è anche da dire questo: lui qui ha subito di tutto a livello di critiche, no? È stato. Beh, non l'ultima anche di Gianfranco Semproni. Anche, sì, quindi, con no. Gianfranco, ognuno poi ha un'idea diversa nel mondo. Voglio dire, ha subito tante critiche. Anche giustamente, però ha dedicato questa vittoria ai tifosi pescaresi, questa di Lanciano, quindi te pare poco. Lui cerca anche di riappacificarsi con questi tifosi, no? No, è stato un signore, ma io credo che lui paghi fondamentalmente anche vedere la conferenza stampa. Noi l'anno scorso, per esempio, che Cosmi ha fatto 26, cioè ha fatto mezzo punto in 40 partite. Come perché mezzo piace... punto? Ah, lui è partito bene, Cosmi. Ci saremmo salvati pure con Gabriele allenatore. Nel senso, lui paga soprattutto il fatto che... Il cambio di passo non ce l'ha mai, capito? Cioè, adesso, dopo la vittoria di Lanciano, in quelle condizioni, cioè sia esterne che interne, comunque... Non è entrato nella mentalità del pescarese, no? Cosa migliorante, capito? Noi abbiamo bisogno della, capito, la battuta, ogni tanto la parolaccia, una però cosa... contro il Modena lui ha rischiato, Ricordiamoci, lui ha messo in campo, lì in quel punto la potevi pure perdere la partita. Col Modena ha cercato di fare i tre punti. Lui ci era piaciuto la settimana prima di Carpi, quando ha detto andiamo a Carpi andiamo a vincere, quando ha detto a PCM su fuoco, poi però il fuoco non si è acceso. No? Ma c'è una fiammella, però questo non è calcio, questo è il contorno, no, del calcio. Sì, no? E perché ti aiuta anche agli fuoco altri. Di San Antonio, questo è un salotto, anche come tutti sapete, dove non parliamo sempre di tecniche, di tattica, per non appesantire le serate. Questo è uno spaccato. Anche perché di un calcio di matematica. Cioè, se no, già sono facili. Tutti allenatori e tutti tecnici. C'è bisogno anche di quello, il coinvolgimento della piazza. Una cosa te lo ricordi Pecci, no? Disse che eravamo 60 milioni di tecnici. Quando per esempio, perché ti stai rivolgendo a Francesco? D'accordo. Perché perde un po' perché la memoria. Siamo coetanei. No. Io sono d'accordo con quello che dice Leo, però per esempio stavo pensando, Leo, che a Pescara c'è stato un allenatore e poi ha fatto la carriera che ha fatto e quell'anno per poco non siamo andati in Serie A, De Canio. Ricordiamoci l'anno di anche De Canio non era entrato nel cuore di Pescarese. Ricordiamoci l'anno di De Canio, sia un intero anno su nell'alta classifica e si è discusso per un intero anno quasi. Io ci metto il quasi per essere ma questo buono. È un limite della piazza pescarese? Secondo me sì. Secondo me è un limite che condiziona. Poi c'è chi reagisce in un modo e chi in un altro. Ossia per un intero anno il Pescara gioca male, il Pescara gioca bene, e sì però quello, e sì però quello. Porca della miseria. No, non è che non si vince il campionato sì, perché no, pubblico. No, chi c'è? Il pubblico che Dio lo benedica, che viene al campo e sta lì, se non esistesse il pubblico non esisterebbe ma nessuno. Ma il tifoso pescarese ha un palato fine. Ho capito, ma sta in alta classifica. Stavamo in alta classifica, capito? Perché ma la 37esima giornata. Perché è sbagliato? Non arriva più. Ah, sì, sì. Sicuramente. Dicevo, no, il tifoso pescarese ama il bel gioco e vuole anche vincere, perché col bel gioco non è detto che si vince sempre, non è detto che si vince. Alla lunga sei premiato, non scherziamo. Angelo, tua idea? Poi si può vincere anche mettendo... C'è un limite della piazza, secondo te, che l'allenatore... viene apprezzato solo se offre sicuramente un determinato Pescara, tipo di Pescara calcio. È una piazza con un palato fine, come dice qui l'amico, sicuramente. Io ho notato da adesso, da questo periodo che vivo a Pescara. E mi dico che non sono soddisfatto del pubblico, perché pubblico non c'è un grosso pubblico. Con questi risultati mi piacerebbe sicuramente che il Pescara fosse molto più seguito. Vedi la Salernitana, vedi il Verona che ha rischiato la Serie B. Ieri ha fatto 18.000 paganti Verona-Sassuolo, 18.000 paganti. Non c'erano quasi neanche a Napoli. Sto dicendo, però, voglio dire, se parliamo... Non l'abbiamo fatto, ma quando c'erano 21 punti in Serie A. Fondamentalmente. Beh, sto dicendo, no, io qualche anno addietro avevo qualche anno addietro prima degli abbonamenti a alto prezzo che sbagliava, però non l'abbiamo fatto, no. Leo, questo lo ragiono a lui perché
ragazzi, erano 1240 biglietti, Lanciano non sono stati neanche venduti tutti. E io l'ho sentito il presidente Sebastiano. No, ma non ci riferiamo a fare 15.000 a Lanciano, se c'è il calore di una volta. Non siamo riusciti a finire 1246 biglietti Leo, a Lanciano. Sono d'accordo con te, ma te l'ho detto, se posso sbagliare. Non c'è il calore di una volta. Ma è una questione di fiducia. È una questione di fiducia. Sì, però a volte, di Francia, devi scrollare di cose. Stai a 54 punti, vinci mai a 57, stai in piena zona playoff. Non c'è la convinzione di questa. Non dobbiamo aspettare la finale per essere 25.000. Perché dobbiamo aspettare ultimi 10 minuti della finale per essere 25.000? No, ma questo come domani? No? Domani questo, facciamo 15.000. Questa persone. È una battaglia che io faccio da una vita. È più importante domani che domenica. Certo. Perché domani perdi, domenica vuoi aprire. Ma io questa è una battaglia che non posso su pescare in generale, no? Domani, fidati, è questo tempo, se mandavo 8.000. Beh, domani, 8.000 no. Non è 140 capitani, 8.000 sì. E poche. Una curiosità da Bologna, la gara è stata sospesa in questo momento per problemi all'impianto di illuminazione del Dallara. Siamo sull'1-0, Catania in 10 perché è stato espulso Calaiò, sì. Peraltro e poco prima era stato sostituito Maniero con Martigno, quindi Catania in 10 e sotto. A che minuto siamo della partita? Ora siamo al 73esimo. Qui rischia il Bologna. Qua dobbiamo aspettare che finisci il Bologna, non possiamo finire la trasmissione. Qua, mo andiamo, è amico mio. Andiamo in pubblicità e vediamo cosa sta succedendo a Bologna, perché il regolamento dice che se la partita viene rinviata per l'impianto di eliminazione, la sconfitta a tavolino per la squadra di casa. Non so che tempo limite adesso hanno. Per... credo che ci sia sempre il limite di 45 minuti, però non sono sicuro. No, 30, no? Quindi dobbiamo aspettare 45 minuti per dare il finale di Bologna. Vabbè, andiamo intanto in pubblicità, poi ci pensiamo. Tra poco. Tu lo vuoi portare a te. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri.
un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:15 minuti. Allora, torniamo in regia da Andrea Costantini per le novità su Bologna-Catania. Andrea. Allora, intanto la situazione va migliorando perché in questo momento una parte dell'impianto di illuminazione che prima era spento ora va riaccendendosi. Però a Bologna, sin dall'inizio della partita, sta piovendo e questo forse incide nei problemi all'impianto di illuminazione. Le due squadre ora sono rientrate negli spogliatoi, o meglio, lo hanno fatto qualche minuto fa, però proprio in questo momento stanno rientrando, quindi il tempo di effettuare un nuovo riscaldamento, di perfezionare. Quindi siamo al 73. Ricordiamo, Enrico, che sono solo 1-0 le due squadre, vince il Bologna grazie al gol di Cacina nel primo tempo. Si stava però dicendo che nel caso in cui la sospensione dovesse essere perdurante per questa serata, la gara sarebbe ripresa dallo stesso minutaggio in cui è stata sospesa la partita, cioè 26 minuti e 45 secondi della ripresa. Si ripartirebbe. Questo perché è il maltempo che ha causato il danno a livello. Però Enrico elettrico. Penso che a minuti la gara sarà ripresa. D'accordo. Andiamo invece da Valerio De Carolis, dalla redazione di ForzaPescara.com. Qualche commento? Tre commenti. Ok Enrico, prima si parlava in studio del pubblico, del tifo bianco-azzurro, dei tifosi pescaresi. Ti voglio leggere questo che suona un po' la carica, visto l'incontro di domani con la Pro Vercelli. Solo Pescara dice, domani per chi viene allo stadio lasciate a casa ombrelli e cappelli o qualsiasi cosa possa coprirvi la testa. C'è bisogno solo di sciarpe, bandiere e soprattutto di voce. Si entra con la voce e si esce senza. E se diluvia, amen, se vogliamo la storia la possiamo ripetere solo noi. Un po' il concetto di Leo di qualche istante fa. Tu l'ombrello non lo porti mai. Secondo sul petto nudo. No, a parte non ce l'hai, non è che non ce la fanno comprare. Era un messaggio sugli striscioni, se ho letto bene. Sì, Valerio, sugli striscioni, Valerio, accontentiamo Francesco. No, solo Pescara, hai dimenticato gli striscioni o lo striscione? Siamo l'unica tifoseria in Italia con la curva senza. È una guerra stupida, i mulini a vento. Questo è riferito. Tuo pensiero, Leo? Ma questo bisogna entrare nei meriti di alcune cose che sta a raccontare qua, diciamo. Non è una scelta mia perché non c'entro niente, non un tifoso che vai trasferta, tanti lo fanno, tanti no, perché oggi col fatto delle questure e cose varie bisogna dichiarare cosa ci vuole fanno, sempre fanno, l'autorizzazione parte, in questura, quindi una prassi che è cambiata nel c'è chi lo decide anni di fare, tanti tifosi altri due fatto. Valerio? Dice un invito allo studio, dice Enrico, gentili ospiti, basta parlare di Lanciano, tra poco faranno la fine del castello, pensiamo a noi, buonasera e forza Pescara. Vabbè, non parleremo più del Lanciano di questa partita. Enrico, è ripresa sì la partita in questo momento. Benissimo, grazie Andrea. L'ultimo, Valerio?
Qua dice che gran signore, è bello andare a fare la finale playoff a Bologna perché è bello sputare per le strade. Bravo. Non lo so, cioè, questa magari... Chi l'ha detto questo? Qualcuno in studio? No. È bello andare a Bologna, ha detto Leo, perché il palcoscenico ricorda... Sono un bravo ragazzo, una premessa, se poi ci conosciamo di persona glielo faccio vedere. Secondo, forse non ha capito il mio messaggio, che no, era... No, non so se era rivolto a te. Era lo sputazzo, ho detto io, io. Allora precisiamo. Era una cosa molto ironica, nel senso che se devo scegliermi Carpi Pescara al velodromo di Carpi, preferisco Avellino, perché da Avellino Est, quando usciamo dal casello, fino allo stadio, il clima è carico, c'è adrenalina, ci sono sfottò, ci sono tantissime cose che mi fanno divertire un po' di più. Portalo con te. Così lo puoi, lo puoi educare. Raddoppio del Bologna, Enrico. Raddoppio del Bologna. Sì, un minuto dopo la ripresa, gol di Sansone. Grandissimo gol di Sansone. Non perché, 2-0. Per 3, perché non so neanche sputare. Quindi. Raddoppio? Sì, raddoppio del Bologna. Allora vogliamo vedere questa classifica perché credo che manchi solo un quarto d'ora. Certo, tutto può succedere ancora. Beh, ma allora, è in 10. Catania in 10. Quindi il Bologna torna al secondo posto con 63 punti. E il Catania forse vede sfumare definitivamente il ritorno nei playoff, perché a quota 47 sarà difficile rientrare. La sfida è Bologna-Vicenza per il secondo posto con la Triano? Sì, sì. Com'è Bologna? Perché Frosinone no? No, lo escludo. Frosinone è fuori. Frosinone ci starà attento, non fa mancare. Come caratura? No, per il secondo posto. Come caratura tecnica, dai, Frosinone non ce lo vedo. Il Vicenza, sì. Per me è la squadra più forte. Marino ti piaceva come allenatore? No. Non ti piaceva? L'hai detto anche in maniera lui, molto triste. L'hai molto detto. Supponente, poi, capito? Non... Era un bravo tecnico. Sì, bravo tecnico, però... A Pescara è andato male, altrove è andato bene. Sì, è sì, ma tecnico. Ha trovato l'ambiente, come dicevo prima, no? In sacrestia. Ha trovato un ambiente giusto, una voglia sia da parte dei dirigenti e dei calciatori... L'ambiente era pure giusto, perché nessuno ha detto niente, anzi erano tutti euforici le 8 vittorie su 10 partite. Che non sappiamo noi che è successo a gennaio, non sappiamo che è non torniamo mai sì, quel discorso tanto, che ci importa che più dai. Però voi ce l'avete con Marino, io non ce l'ho con nessuno, che me ne frega di Marino, che me ne frega di Barone, di un altro qualunque Zeman, grande Zeman, ma non me ne frega niente lui per la sua strada. Noi Zeman va a Catania, Angelo? Non le sappiamo queste cose, noi sappiamo, fatte una frega di stronzate Marino l'anno scorso a Pescara. Si ricompone. La lotta tra Bologna e Vicenza è sicura per la promozione. Bologna diretta. Si affiderà degli Vedo rossi. Vicenza comunque un po' avvantaggiato perché ha delle partite più facili. Queste sì. Due partite prossime sono facili. Dicono hanno tutti che degli rossi andrà a Bologna. Hanno questo centravanti che non sbaglia un colpo, Andrea Cocco. Che il Pescara ha cercato al mercato di gennaio. Si è alzato due metri e è andato a colpire. Ripeti la domanda. No, dico, degli rossi pensi che andrà a Bologna? Assolutamente sì. Quindi Zeman a Catania, degli rossi a Bologna. E Drago a Pescara, Luciano, prossimo anno? Quello che mi risulta è in pole. Però. Chi? Drago. A Pescara? Sì, squadra di giovani. È stato mio giocatore. Niente spese folli, ingaggio contenuto. L'ho proposto già un anno fa. Calcio. Ovviamente sarà un argomento che affronteremo nelle prossime puntate, perché ci concentriamo adesso in queste cinque partite, anzi lunedì prossimo ne mancheranno tre di partite. Bravo, vedo dopo un po'. Avellino, tre partite soltanto. Vedi un po' di quando avremo di parlare. Ce la facciamo? Playoff. Ad Avellino è dura per l'ambiente più che ha, non tanto per valori tecnici, non tanto per sì, valori è vero, tecnici, loro giocano un brutto calcio. Sì, Leo, ti ho visto un molto po' Leo, però c'è un tecnico. Scusa problema. Leo, per come difende te? Castelli sì, è bravo. Correggimi se sbaglio. Per come difende la volta non facciamo discorsi diversi. No, no, Francesco. No, per come difende il Pescara. E per i gol presi a Pescara su calci piazzati, calci da ferma e con Magnabella, sto pensando a Castaldo. E loro di te sono bravi, c'è Fabio il difensore del Castaldo. Vabbè, comunque di Avellino. No, vabbè, sono rognosi loro, capito? Sei rimasto un po' male da quel messaggio, no? Sei rimasto un po' male. Sì, perché la gente non capisce. Vabbè, non l'ha interpretato bene. Molto rognosi. C'erano 3-4 trasferte, non mi ha fermato mai la polizia una volta, se vi devo dire proprio questo. No, ma a me piace da impazzire. Nel senso, forse un bolognese. Per drammatizzare, l'ho fatto per ridere e scherzare, nel senso che... Sì, ma non devi restarci male, perché Leo, quando si parla in TV, poi una parola può essere capita male. Lei è difficile accontentare tutti. No, ma può essere interpretata male poi. Sono interpretazione, ma io infatti quante trasferte hai?
Di più. Non lo so perché non ho contato. Ho fatto collezione di maglie, non di biglietti. Se hai fatto collezione di biglietti. Hai più maglie che biglietti, però. No. Le maglie sono 120. T'aspetta, l'ultima qual è stata? Stanno tutte lì al ristorante? No, c'ho due cartoni a casa che non c'entrano più. L'ultima maglia chi te l'ha regalata? L'ultima appesa è di Capuano del Cagliari, però c'ho Bobo che mi ha messo da parte quella da Coppa UEFA del Torino. Senti, hai sentito Insigne dopo la partita di ieri? Non ci sentiamo più. Che è successo? È l'unico che ha voluto staccare i contatti con tutti e quindi non ci sentiamo più. Peccato. Sì, molto, perché non mi interessa dove gioca, non mi interessa, sono contento se va a giocare nella squadra più forte del mondo, però io ho conosciuto milioni di giocatori, però mi interessano gli uomini. Senti, il gruppo di quest'anno fuori dal campo com'è? Unito? Un bel gruppo, sì, un bel gruppo. Visti oggi a spasso. Un bel gruppo giovane, città. Stanno insieme, anche all'inizio l'hanno sofferto molto perché non... Avendo una bella situazione nello spogliatoio non riuscivano a capire come mai non si riuscisse a ingranare la quarta per poter fare un bel campionato. Adesso invece le cose vanno bene, si vede. Adriano, di questa squadra qual è il giocatore che ammiri di più? Ma diciamo Melchiorri Salamon. Io Salamon penso che in Serie B sia un lusso come centrale. Infatti prossimo anno. A me piace tantissimo, anche Zampano. Bello. Potrebbe tornare. Tecnicamente bravo, molto 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 bravo. Non abbiamo mai speso però parole positive anche per il portiere Fiorillo, perché forse all'inizio della stagione è un po' pazzoide, non ci aveva esaltato, però adesso sta avendo un rendimento molto regolare. Luciano, sei d'accordo o no? Sì, d'accordissimo, all'inizio balbettante come tutta la squadra, ci ha messo di suo in qualche sconfitta, penso a Catania, una volta che si è ripreso il posto da titolare, complice il guaio di Aresti che comunque non aveva demeritato, è cresciuto nel passare le giornate, adesso credo che dia parecchia sicurezza. Anzi, lui che è di proprietà della Juventus ha detto vorrei restare a pescare anche il prossimo anno, a prescindere dalla categoria. Sì, non dipenderà da lui perché è in comproprietà tra Juventus e Sampdoria, lui dopo tanto peregrinare in prestito gradirebbe piazzare tende. L'abbiamo lasciata per ultimo, una brevissima dichiarazione di Birkir Bjarnason, perché è stato il protagonista della vittoria di Lanciano, lui con l'italiano fa ancora un po' fatica. Però alla fine dice una cosina anche carina, che dedica il gol alla nonna che è scomparsa nei giorni precedenti, quindi sentiamo anche questo flash con Bjarnason che è stato il protagonista di Lanciano. Sì, importante, molto importante per noi, siamo lì adesso e poi vediamo, dobbiamo guardare un partita a volta e poi vediamo da fine. Bjarnason, il gol partita, poi l'esultanza sotto la curva sud, cos'è successo? Perché poi comunque è stata apprezzata, sono state apprezzate le tue scuse, il tuo gesto a fine partita. Sì, volevo dire scusa perché non ho fatto tanto, ma un po', ma ho sentito tante brutte parolacce tutte partite da me, da noi, da loro, ma è una brutta cosa a me, comunque devo dire scusa. Birkir, eri in dubbio per questa partita, non eri al meglio delle condizioni, in settimana ti eri allenato poco, hai giocato, hai segnato un gol fondamentale per il Pescara, quindi meglio di così non poteva andare. Sì, ho allenato molto poco, un giorno, ma mister mi crede, è andata bene. Ora bisogna battere la Provercelli martedì sera. Sì, chi ha detto prima, dobbiamo guardare un partita a volta e dai 100% in partita e poi vediamo. Ha fatto più fatica davanti ai microfoni che in campo, però ormai si è calato anche lui nella realtà. Allora, come finirà domani, Leo? Come dice il mister, una partita dobbiamo fare attenzione, vinciamo 3-0. 3-0? Va bene, Leo. Io lo scrivo, Ha ragione, un pochettino di attenzione, evitare di rendere la partita più difficile di quella di attenzione. Vabbè, non può dire una partita facile. Lì c'ha ragione. Perché magari può essere anche... Vedi, no, Francesco come difende Baroni. No, non è difendere Baroni, può essere anche un messaggio trasversale per la squadra, per evitare di prendere solo il gol. Ripensiamo al gol con il Pesce. Ripensiamo a tante... Angelo, tu spesso sei stato critico verso questa squadra perché quando non arrivavano i risultati anche bassi, è stato un momento, adesso ti senti un po' più fiducioso o no? Assolutamente sì,
Speriamo che non rifanno qualche altro errore in casa, questa squadra in casa soffre abbastanza. Speriamo in casa giocherà con Provercelli, Perugia e l'ultima con il Livorno. Poi sono rimaste le trasferte di Avellino e Varese. Sono di quei 9 punti e 3 di Varese e 12. Avellino volendo. Perugia e Livorno anche... non le vedo così facili. No, Perugia e Livorno l'ultima. Con l'Adriano ha fatto qualche tabella o no? Ma io l'ho detto anche prima, bisogna pensare che una partita alla volta. Adesso mettiamo in cassaforte questi 3 punti con la Provercelli. Che sono sempre 3 punti, uguali a quelli di Avellino. Dobbiamo mettere 3 punti. La partita la dobbiamo giocare innanzitutto. Massima concentrazione. Ma è fondamentale. Massima concentrazione. Non tradire, concentrazione. Non tradire perché... di nuovo la fiducia che quei pochi o molti o tanti, come volete, di tifosi che hanno nel Pescara, dopo una prestazione che ti rincuora, più che prestazione, dopo una vittoria che ti rincuora, perché con il derby il risultato la vittoria, risultato chiedo scusa, l'ho detto a inizio trasmissione, a proposito sì. Qual è successo? A inizio trasmissione ho detto che il Lanciano ha giocato meglio del Pescara, se no a Lanciano capiscono come al solito, ma non da Lanciano, perché il prossimo parte, anno devi andare a Lanciano telecamera. E hai paura indico paurissimo, non ti preoccupare. come al solito dall'altra parte la sera, coraggio, capiscono fino a quando lo dice lui che ha fatto 500, ho detto che ha giocato meglio del Pescara, che il Pescara si prende i 3 punti e tutti siamo felici, certamente a Lanciano non lo sono, e sarebbe opportuno non fare una stronzata domani con la Provercelli. Andrea, come chiudiamo dalla regia? Angelo, sì. No, volevo dire una cosa, c'è la prima società abruzzese che è salita, che è l'Avezzano, è salita in Serie D. Sì. Quindi augura a te. Facciamo i complimenti anche all'Avezzano per il ritorno in Serie D. Che sono degli amici. E quindi direi Teramo in B e Pescara in A. Sarebbe il massimo. Andrea, c'è qualcosa da aggiungere? Perché se no la prima guarda, se vuoi possiamo vedere qualche altro messaggio. Sì, veloce, se no Maurizio Daguigi Italia alle 22:30. Così almeno abbiamo più lavoro, capito? Lavoriamo meglio. Forza Pescara, bella vittoria e fallo su Melchiori Cera. E poi voglio dire che un calcio italiano schifoso da vergogna. Ieri una domenica schifosa, i tifosi del Toro hanno episodi che sono accaduti ieri in Serie A. Mo basta, ciao Francesco da Pescara, ok, vediamo il prossimo. Buonasera Enrico e i tuoi ospiti, un abbraccio a Leo, un carissimo amico, ci aspettano 5 finali da affrontare col cuore, buon gioco, mettendo tanta grinta e sudore e sudare la maglia. Giocherà Brugman al posto di Selassie o verrà messo Zuparic? Un abbraccio, forza Pescara, un abbraccio da Riccardo e Cristina. Non so se volete rispondere a questo interrogativo. No, ha già detto Luciano Rapa che è stato oggi all'allenamento, dovrebbe giocare sì, alla conferenza. Zuparic a fianco a Memushai. Ok, prossimo messaggio. Credo nei playoff, ma ora la squadra deve fare uno scatto in termini di maturità. In casa soprattutto dobbiamo macinare da qui a fine stagione. Ancora? Ancora? Finalmente tracce di Caprera a Lanciano, però può e deve darci di più. Forse ce n'è un ultimo. Si può fare di più. No, ok. A posto così Enrico. Vabbè, speriamo che Caprari... ci faccia fare un salto. Ricordo quel gran gol a Genova con la Sampdoria. Non vedo più Valerio De Carolis sul monitor, quindi non c'è il collegamento con Forza Pescara, però aveva già esaurito le domande. Quindi salutiamo Valerio De Carolis dalla redazione di ForzaPescara.com. Siamo proprio in chiusura. Francesco, ci vediamo. Domenica per te dovrebbe essere una bella domenica. Speriamo. Poi lunedì prossimo. Lunedì prossimo. Teramo Pescara, devi dire, vinca il migliore. L'ho spiegato l'anno scorso e l'ho detto già 2-3 volte. Nei 180 minuti è ovvio che mi auguro che vinca il Teramo. Intanto il Teramo ancora deve andare in Serie B e mi auguro che il Pescara vada in A. Quindi siamo lontani anni luce da questi discorsi. Ma siccome mi ricordo dell'anno che poi il Pescara fu promosso quando vinse la finale con il Martina Franca, nel resto del campionato è ovvio mi fa piacere. Luciano, che cosa ti senti di dire per questa partita? Perché non te l'ho chiesto prima. Che servono solo i 3 punti, non importa come. Quindi non chiediamo bel gioco, non chiediamo nulla, chiediamo alla 37esima il bel gioco non è arrivato finora. Angelo, qualche operazione importante che stai per chiudere? No, dai, non le diciamo, non si può dire. Sa tutta Italia, ma non si può dire. No, non si può dire. Sì. Leo, noi ci siamo sentiti all'inizio del campionato, come avviene in ogni stagione. Adesso abbiamo anticipato un po' i tempi perché siamo nella fase cruciale. Ci risentiremo nei playoff 100%. Da quarti o da quinti? Credo da quinti.
Io credo che Frosinone, Vicenza e Bologna, anche col calendario, noi dobbiamo far corsa su Perugia e Livorno. Ma Frosinone c'ha più punti. Antonio, tu partirai, quindi tornerai per la prossima partita col Perugia, ci sarai in casa. Quella è dura e bella, quella ce la dobbiamo gustare. Grazie ad Angelo Arquilla, Francesco Di Francesco, Antonio Colatriano, Luciano Rapa e Leo Sfamurri. Ringraziamo Andrea Costantini e Valerio De Caris. Un ringraziamento a Maurizio Daguì in regia e ai nostri tecnici. Appuntamento a lunedì prossimo con il replay. Grazie per averci scelto. Serie B, il campionato degli italiani.